Sono come sempre 6 i titoli gratuiti inclusi nella Instant Game Collection del PlayStation Plus, divisi per le 3 piattaforme Sony. Il primo ad arrivare su PlayStation 4 è Tropico 5, un gestionale sicuramente atipico. Nei panni di un dittatore saremo chiamati a guidare la nostra nazione verso la modernità, scoprendo nuove tecnologie e stringendo relazioni commerciali con altri paesi. Con il pugno di ferro e un ego smisurato, manterremo il controllo della nostra nazione passando dal periodo coloniale fino ad arrivare alle 2 guerre mondiali e alla Grande Depressione. Intriso di un umorismo abbastanza pungente, il titolo ci permetterà anche di esplorare a fondo la nostra isola, scoprendo rovine di antiche civiltà o preziosi giacimenti minerali. Anche la casa del presidente ricoprirà un ruolo fondamentale. Ogni familiare potrà essere nominato infatti come governatore, responsabile, ambasciatore o generale e potrà contribuire attivamente all'evoluzione del paese. Il secondo titolo gratuito su PlayStation 4 è Tabletop Racing World Tour, racing game arcade ideato da uno degli sviluppatori di Wipeout. I giocatori saranno chiamati a guidare 12 auto da corsa in miniatura e ovviamente durante le competizioni sarà possibile utilizzare varie power-up al fine di sbaragliare gli avversari e conquistare la vittoria. Sul fronte contenutistico, gli sviluppatori propongono un totale di 20 piste ambientate in 5 luoghi diversi, accompagnate da 8 power-up e 6 modalità di gioco, fra cui il multiplayer per 8 giocatori. Su PlayStation 3 arriva invece Loco Roco Cocoreccio, pubblicato nel lontano 2007. Ambientato nel colorato universo di Loco Roco, il giocatore prenderà il controllo di una farfalla che dovrà esplorare gli ambienti di gioco e mettersi alla ricerca di tutti i Loco Roco. Una volta svegliate, le creaturine in questione cercheranno di seguire ogni nostro singolo movimento per mettersi al sicuro, e dovremo stare attenti a non farli cadere preda dei temibili affamati Moja. Un platform diverso dal solito, rilassato e dotato di uno stile interessante. Il secondo titolo disponibile su PlayStation 3 è Bionic Commando Rearmed 2. Il gioco di Capcom è uno sparatutto a scorrimento orizzontale che ci fa vestire i panni di Nathan Rad Spencer, eroe dotato di braccio bionico. L'avventura è ambientata nella lussureggiante isola di Papagaia, dove il nostro protagonista utilizzerà il braccio meccanico per dondolarsi tra i vari appigli, saltare e farsi strada all'interno di livelli pieni di nemici da sconfiggere. Ovviamente non mancheranno i consueti boss di fine livello per una progressione molto classica ispirata agli arcade degli anni 90. Switch Galaxy Ultra fa il suo debutto nel Plus di maggio su PlayStation 4 e PlayStation Vita. Il gioco è un curioso e frenetico arcade nel quale piloteremo un'astronave e dovremo evitare nemici ed ostacoli al fine di realizzare i tempi migliori. Il team inoltre ha lavorato a stretto contatto con i creatori di Wipeout per garantire uno stile grafico piuttosto ispirato. Ottimo, ma non meno importante, God of War Ghost of Sparta è scaricabile gratuitamente su PlayStation Portable e PlayStation Vita per gli utenti iscritti al Plus. Ambientato dopo gli eventi del primo capitolo del franchise, il gioco narra l'oscuro e misterioso passato di Kratos, riprendendo in gran parte delle caratteristiche degli episodi principali. God of War Ghost of Sparta è un gioco d'azione in terza persona che mischia in un'unica esperienza azione brutale, ingegnosi enigmi da risolvere e un combat system basato sull'utilizzo di armi bianche e poteri magici. Equipaggiato con le fedeli lame di Atena, il protagonista si ritroverà ad affrontare eserciti di mostri mitologici. Se questa breve descrizione dei titoli inclusi nella Instant Game Collection vi è risultata utile, vi diamo appuntamento al prossimo mese.